In un San Nicola con oltre 25.000 spettatori, i ragazzi di Mister Nicola non riescono a superare il fanalino di coda Catania, impattando sul risultato di 1-1. Mister Nicola, alle prese con le squalifiche di Contini e Rinaudo, propone al centro della difesa il duo Benedetti Rada, a centrocampo rientra Schiattarella con Donati playmaker basso davanti alla difesa. In avanti il trio degli intoccabili, Galano e Bagua Boateng. Il Catania dei tanti ex come Gillet Fischiatissimo e Sciaudone scende in campo per allontanarsi dallo spauracchio in retrocessione. L'avvio di gara promette bene con entrambe le squadre che sfiorano la rete. La prima occasione capita al Catania con Rosina servito sul filo del fuorigioco da Castro che supera anche Guarna ma si allarga troppo. La sua conclusione colpisce solo l'esterno della rete. La replica del Bari non si fa attendere. Galano semina scompiglio sulla fascia destra e serve in area e Bagua che si allunga e di testa costringe Gillet alla respinta miracolosa. A sfiorare il gol del vantaggio è anche Massimo Donati, abile a girare di testa un calcio di punizione battuto da Bellomo. Il pallone però termina a lato di un soffio. Il forcing barese si conclude con un'azione personale di Bagua che esplode in un diagonale pericolosissimo che balla nei pressi della linea di porta senza però trovare la deviazione vincente di un compagno di squadra. Dopo un'ottima prima parte di gara, i ritmi si abbassano notevolmente e a risentirne è lo spettacolo che scarseggia paurosamente. L'inizio della ripresa non sembra offrire spunti interessanti e la gara si trascina. Nel finale arrivano le maggiori emozioni. L'ingresso in campo del 18enne Rossetti del Catania cambia le carte in tavola e al minuto 82 è proprio lui a regalare il vantaggio ai suoi, con un tocco morbido a superare Guarna dopo un assist ben calibrato di Rosina. Sembra la rete della vittoria per i siciliani, ma un altro nuovo innesto firma il pareggio al 90esimo. La Zanzara De Luca si inventa un gol tutto d'astuzia e destrezza e infilza Gillet con il suo 7° sigillo stagionale, fissando il risultato finale sull'1-1. Passo indietro per il Bari, anche se il pari è apparso il risultato più giusto. La classifica intanto non soddisfa nessuno. La schiacciante vittoria dello Spezia sulla Pro Vercelli e il successo di misura del Pescara sul Crotone allungano di 2 punti il distacco dei biancorossi dall'8° posto, distante ora 5 punti. E sabato per il Bari ci sarà l'ostica trasferta ad Avellino.